colpisce questa piazza. Il nero richiama un qualcosa appunto da svelare. La storia dell'amore degli due sposi è un evento umano, carico di mistero. In esso è possibile ascoltare i passi di Dio e riconoscere i suoi percorsi nella vicenda umana. Gesù ha dato la sua vita per noi. È il gesto dell'amore sponsale che nutre verso la Chiesa. Il mistero pasquale è un mistero nuziale. L'alfabeto sponsale è l'alfabeto di Dio che così si rivolge al suo popolo. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo creatore. Sono parole commoventi, rivelano il cuore di un Dio innamorato. La relazione che egli vuole costruire con l'umanità ha un sapore sponsale. Il matrimonio diventa l'icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa. Il modo di amare di Dio diventa la misura dell'amore umano. Le parole di gesto di tenerezza che l'uomo e la donna si scambiano sono meglio del dialogo d'amore che Dio vive con il suo popolo. Il vino coniugale, immagine e simbolo dell'alleanza che unisce Dio al suo popolo, in ogni famiglia umana, Dio si espone e si rivela. I sentimenti dell'amore umano sono i sentimenti di Dio. Cristo ama la Chiesa e ama se stesso per te. Si abbandona la sposa in uno slancio di dedicare tenerezza, la gente della sua stato della vita. Il dono di sé è accordato, che risolta fare una dedimata che è il modo della sposa, della Chiesa, la chiama per nome e la conduce alle prese dell'incontro, in cui lo sposo e la sposa si riconoscono e si abbandonano l'un l'altro. Lo Spirito Santo, incluso da Cristo nel sacramento nuziale, rinnova la famiglia come comunità di vita e di amore, rendendola Chiesa com'è. Svelarsi, rivelarsi è anche un gioco di modi ed espressioni. Possiamo mettere giù questo velo bellissimo della sposa? E siamo qui per far festa, quindi benvenuti da capo a tutti, iniziamo a fare un piccolo gioco, no? Avevo parlato un po' di svelarsi, di rivelarsi di un altro. Questo gioco che facciamo è un gioco di volti. Sapete benissimo un po' come funziona, no? Entra la sposa in chiesa al velo, lo sposo la sera e la pace. Dietro quel velo si nasconde qualche volta un volto che è pieno di gioia, allo stesso momento anche di predicazione, di stupore, un po' anche di commozione, no? Impareremo a fare questi volti, vediamo un po' se ci riusciamo. Appariranno qui sotto di noi, scritto sulla bellissima facciata della basilica, alcune parole. Dobbiamo associare a quelle parole il nostro volto, facendo in questa maniera, cioè dobbiamo colpire il volto, assumere il modo della loro espressione, l'espressione, e poi dobbiamo associare l'espressione una parola, un suono. Per la serie, se esce la parola stupore, il suono sarà oh. Facciamo una prova, ci compriamo il volto, ci compriamo il volto, ci compriamo il volto, tutti, poi ci giriamo verso la persona che abbiamo a fianco, svegliamo il volto e stupore, stupore. Thank you.
anche questa è simile alla mente, insomma. Sentiamo promozione, va benissimo. Entusiasmo, yuhu! Sentiamo entusiasmo? Bene, va bene, vai con la musica. Paolo, ci sei? Sì, sono pronto. Ci giriamo verso chi sta vicino. Lo stupore.